però è smattita l'amarezza per questa sconfitta nel campionato. Ma io ho sempre detto che le vittorie durano una notte e le sconfitte durano una settimana. Perché così? Perché la sconfitta inevitabilmente ti fa pensare a tante, tante, tante cose. Poi c'è l'episodio, il particolare, il perché, il per come. Cioè, la sconfitta va a farti ricercare una serie di cose, ma oggi già pensiamo, già da ieri pensiamo al Frosinone più che. Perché è così che deve funzionare. Pensiamo al Frosinone più che alla sconfitta di domenica sera col Perugia. Chiaramente ha lasciato amarezza, ma che comunque ci dà la consapevolezza di avere comunque una squadra che può far bene ovunque e abbiamo cominciato già veramente a pensare a Frosinone. Continuare a pensare a domenica non ha più senso. È importante non gestire soprattutto la pressione che c'è su questa squadra, anche situazioni in cui i nervosismi che si vengono a creare. Ma è evidente, io se poi dico di no, evidentemente faccio un errore intellettuale. Si era manifestata da subito questa voglia di chiudere tutto e subito la gara. C'è stata evidentemente un po' di precipitazione da parte nostra a voler risolvere la partita, perché noi nei primi 20 minuti siamo entrati almeno 5 o 6 volte dentro l'area di rigore come volevamo noi e non abbiamo fatto gol solo e esclusivamente per quella voglia di chiudere tutto e subito. Poi la partita la conoscete com'è andata e sicuramente noi dobbiamo viverle con serenità, viverle con l'approccio giusto e con la consapevolezza di essere una squadra che può far gol e comunque può portare a termine ogni gara, ma con serenità, ce lo siamo già detti con la squadra più volte, con serenità. Questo è evidente. Ma per te, uomo di calcio, effettivamente una squadra in crescita, in finire, non è facile giudicarla anche per chi l'ha costruita, perché poi devi stare attento a tutta una serie di particolari, di giocatori che sono in buone condizioni, no? Di come riescono ad assimilare il verbo del mister, tutta una serie di cose, no? Ma siamo a settembre, ti posso fare la domanda ovviamente relativa a settembre, a questo momento. Secondo te questo Bari è destinato per caratteristiche a esprimersi meglio fuori, piuttosto che anche per il discorso ambientale, pressione, piuttosto che alzare il cuore, non ti sto dicendo di segnarci il campionato, però dico per caratteristiche ha più possibilità di esprimersi meglio fuori casa piuttosto che in casa, magari in casa i rischi aumentano per tutta una serie di motivi, compreso i 20.000 che in qualche modo ti spingono a risolvere tutte subito, perché anche questo, se giochi davanti a 1.000 persone, questo problema non c'è più, noi lo sappiamo. No, no, perché i 20.000, i 25.000 sono una virtù, sono evidentemente un qualcosa Compreso di quello che hai. positivo per tutti noi. Ripeto, non nego che la squadra ha manifestato da subito, dai primi minuti, l'atteggiamento di coloro che la volevano chiudere subito e che volevano magari avere il vezzo di essere primi in classifica da soli per domenica sera. Quello probabilmente è stato il nostro piccolo errore, però ripeto, non c'è un casa o un fuori casa, questa è una squadra che avrà la sua fisionomia sempre. A settembre ti dico che è una squadra che sicuramente deve crescere, che è una squadra che però non farà differenze di atteggiamento in casa e fuori casa. Poi ripeto, è una squadra che come tutte le squadre, come il Catania, come stanno dimostrando delle loro difficoltà, come Bologna, come tante altre, è una squadra che non è fatta sicuramente per fare un campionato da protagonista, però sicuramente ha anche bisogno di trovare degli automatismi, delle certezze, l'autostima, perché oltre ad essere calciatori si è uomini e di conseguenza a domanda rispondo, questa è una squadra che fuori casa e in casa avrà lo stesso atteggiamento e il pubblico dei 30.000 è una virtù straordinaria e non può essere assolutamente il contrario. Direttore, il momento delle dichiarazioni della gente di Canada che diceva che questa era ombelicale, ne avete parlato? Il ragazzo è meglio, diciamo, operarlo No, no, subito? no, il ragazzo sta facendo doppie sedute adesso, quindi sta facendo richiamo della preparazione, da stamattina alle 7 che è qui, e fa doppio tutti i giorni. Noi pensiamo che in una settimana, 10 giorni lo sta a regime con gli altri. Lui quando è arrivato aveva sicuramente questa infiammazione, che l'ernia ombelicale non è una cosa incredibile,
sicuramente una cosa che non ha soltanto lui, perché può capitare di averla, e quando non c'è l'infiammazione di questa ernia ombelicale è come se tu non avessi nulla. Ora sta bene, sta facendo i doppi tutti i giorni, e una settimana, 10 giorni sarà in doppio. Come vedi, non sei il tecnico purtroppo per te. No, bene. Magari volevi essere No. Che ambizioni hai? No, assolutamente. Meglio il direttore. Ti va meglio il direttore. È una professione che lascio fare a chi la sa fare. Deve fare il suo. Comunque, da detto ai lavori, come vedi una coppia offensiva di Luca Bosco? Beh, è facile, Oggi è? Giovedì? Aspettiamo sabato, ma tu come la vedi? Prima? Vedo, ripeto, è una squadra che evidentemente gioca un calcio con fraseggio, con palla a terra, l'abbiamo già visto e probabilmente sarà il nostro tema per tutto l'anno. E non è soltanto il nostro, è del calcio moderno probabilmente. E la coppia De Luca Boschi si integra come la coppia Boschi Caputo o come la coppia Boschi o Caputo De Luca e quant'altro. Non è il calcio che vogliamo fare noi, un calcio tecnico, atletico, e si compensano. Ora io, anche per Beppe De Luca, che è sicuramente un calciatore che può fare la differenza in questa categoria, vuole anche lui dimostrare tanto, tantissimo, e anche lui probabilmente deve avere la serenità per poter darci quello che lui vuole dare, ma lo deve fare con tanta serenità. E la coppia De Luca Boschi è una coppia che si compensa perfettamente. Perché non hai citato Rozzi? Ma Rozzi sta sicuramente, ha fatto la sua prima apparizione, sta crescendo, è arrivato qui con qualche problemino che voi sapete, è un 94, farà benissimo, ha la grande stima di tutto lo staff, chiaramente senza disconoscerlo, chiaramente Caputo, De Luca, Boschi vengono gerarchicamente un attimo prima, ma non sto offendendo nessuno, è evidentemente un concetto tecnico chiaro. Tu hai dato la stessa risposta che ha dato Mancio su De Luca, evidentemente la vedete nello stesso modo, non sono io, sarei ascoltato, per cui proprio avete dato la No, io vedo il calciatore. La stessa identica, avete la stessa idea, ma la serenità, lo vedete evidentemente poco sereno. Lui vuole stradimostrarci tutto quello che noi abbiamo riservato su di lui. La realtà è che lui già sta facendo tutto ciò che noi vogliamo, soprattutto nell'atteggiamento, sempre propositivo, sempre gioviale, sempre volenteroso, abnegazione al lavoro. Questo già per noi è straordinariamente importante, quindi lui non deve assolutamente dimostrarci nulla. Lui in questo momento vuole dare il segnale di essere il valore aggiunto, lo sarà quando sarà sereno. Evidentemente sei in partecipazione. Io avevo fatto la domanda a Mancio, partendo dal presupposto che lui lo conosce meglio di altri, avendo cresciuto, lo ha voluto qui, il giocatore non si discute perché se il mondo non si capovolge, Luca in vita dovrebbe fare la differenza, l'ha fatta in passato, la Calabria ha fatto un investimento incredibile su di lui, il giocatore c'è. La mia domanda su lui era se i compagni, al di là del ragazzo che magari finora, al di là del gol meraviglioso del Savona, non è riuscito ad essere in campo, almeno in Luca che noi ci aspettavamo, se i compagni lo mettessero meno nelle condizioni di essere il miglior di Luca. E questo prescinde dalla serenità del giocatore, perché il giocatore può essere poco sereno, può voler strafare, ma se non giochi in un sistema che ti mette nelle condizioni di giocare al meglio, può anche darsi la responsabilità, tra virgolette, dei 5 in pagella non siano due, ma siano del contesto. Vabbè, non è difficile risponderti, non lo dico soltanto perché... No, è un confronto, non è manco una domanda. Non devo neanche andare a coprire chissà che cosa. No. De Luca gioca esattamente come giocava con il mister quando hanno fatto qualcosa di straordinario nella primavera del Varese e quant'altro. De Luca sta giocando precisamente come lui vuole giocare e come ha sempre giocato.
De Luca non è assolutamente un problema né per se stesso né per i compagni, con il quale sembra che sono 20 anni che giocano insieme, perché se voi li vedete insieme, De Luca sembra che ha sempre fatto parte di questo contesto. Quindi è soltanto semplicemente la serenità che lui deve trovare nel giocare, punto. Deve essere più sereno, vuole, e lo capiamo, vuole darci tutto quello che noi pensiamo di lui. Lo darà con la massima serenità, non ci sono altre situazioni particolari. La domanda su De Luca, Stefano, sono legittime perché lui è un giocatore veramente... Ma ti ho risposto come realmente la vedo. Se il mister ha parlato così, probabilmente perché io personalmente ho parlato con Beppe. Io ho parlato personalmente con Beppe e gli ho detto qual è il problema, se ci sono problemi. La risposta è stata proprio testuale. Sembra che sono sempre stato qui, ho soltanto voglia di mostrare. Allora, se non lo pensi, lo fai sicuramente, ha talmente tanta qualità, non lo deve pensare. E non pensare nel calcio, credimi, anche con i grandissimi campioni, i grandissimi, te ne posso citare quanti ne vuoi, e cominciano a far gol quando non lo pensano. Va bene? Ok? Grazie direttore, grazie.